sadico, psicopatico, perfido, carismatico, brillante, senza scrupoli. Stiamo parlando di uno dei cattivi più affascinanti di sempre, nonché nemico numero uno di Batman, il Joker. Oggi vedremo come negli ultimi 50 anni il Joker ha spaventato e conquistato intere generazioni, con le interpretazioni di quattro splendidi artisti. You made it! Now the fun can really begin! Il primo attore a recitare nei panni del Joker in un film live action fu Cesar Romero, che lo interpretò in 18 episodi della serie Batman e nell'omonimo film del 1966, facendo di lui il villain più ricorrente della serie. Forse non tutti sanno che Romero si rifiutò di tagliare i baffi che portava da inizio carriera, e se facciamo attenzione li possiamo ancora riconoscere sotto il trucco bianco. Ventitré anni dopo fu Jack Nicholson nel film Batman di Tim Burton a vestire i panni del pagliaccio che terrorizza Gotham City, ma il suo non era più un comico fallito, bensì un incallito criminale. Per tale ruolo furono presi in considerazione Tim Curry, William Dafoe e David Bowie, ma la scelta dell'eccentrico Nicholson si rivelò azzeccata. Per molti quello di Nicholson è il miglior Joker, ma non secondo i fan di Heath Ledger. Come tutti sappiamo, l'attore australiano interpretò il Joker nel film di Christopher Nolan, Il Cavaliere Oscuro, del 2008. Più realistica e terrificante, la sua è una delle interpretazioni più celebri degli anni 2000 e fu fondamentale per creare la magia del film, nonostante fu attaccata da Nicholson per il poco spirito. Ledger disse di ispirarsi ad Alex Delarge, il protagonista di Arancia Meccanica di Stanley Kubrick, ma sono molte le leggende attorno alla sua interpretazione. Molti dicono addirittura che il Joker ebbe un ruolo chiave nella morte di Heath, che vinse un Oscar postumo come miglior attore non protagonista. Nel 2016 è un altro premio Oscar a interpretare il Joker, Jared Leto. Il suo Joker è pieno di tatuaggi e ai denti di ferro, guida Lamborghini ed è un vero e proprio gangster. Ma a molti non è piaciuto, forse perché oscurato dall'Harley Quinn di Margot Robbie, o forse per il film in sé. Margot Robbie e Jared Leto lavoreranno ancora insieme in uno spin-off dedicato alla storia che lega i loro personaggi, mentre quest'estate è stato annunciato un film sulle origini del Joker, che vede tra i produttori Martin Scorsese. Che sia forse Leonardo DiCaprio il prossimo nemico di Gotham e Batman? Doesn't matter. I win. I made you lose control. Secondo te qual è il miglior Joker? E cosa ne pensi se Leonardo DiCaprio venisse davvero scelto per il ruolo? Scrivicelo nei commenti e ricordati di iscriverti a Filmis Now.